Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Buonasera Marconi, Fabio. Come va? Faccio male, lei tutto bene? Tutto bene, tutto bene. La signora manca niente? No, perché penso per ora. Male, fa piacere. Sennò gli amici sono a posto. Così a scatola chiusa, ti ringrazio della fiducia e anche di questo tuo gesto di grande generosità. Senti, siamo qua in Piazza della Stazione, dove ha fatto discutere, sui social network. Tu sei sui social network? Ogni tanto. Ha fatto discutere il fatto che un po' come a Roma sono arrivati i topi o i topi, non lo so come lo vogliamo dire. Anche qui era pieno di topi. Fisicamente. Cioè poi topi. Capito? Non topi. Non altri topi. Era qui pieno di topi. Anzi, vediamo qualche immagine che abbiamo estrapolato da Facebook. E quindi, come si dice, quando il gatto non c'è i topi ballano. Eh sì. Quindi non, certo, non è un bel segnale che ci siano tutti questi visto topi. Con tutta la gente che c'è stato per le feste di Natale, anche loro volevano partecipare a quest'anno alla moltitudine di gente che c'è stato. C'è un topo, un topo. Cioè, forse hanno visto qualcosa. Andiamo a vedere se troviamo qualche amico. Si vede qui hanno fatto un nido, no? Che cosa hanno fatto? Sicuramente sì. O escono dalle fogne. Si chiama nido quello del topo, non credo. Si chiama nido, che non sono uccelli. No, sicuramente dalla tana. Dalla tana. Hanno fatto una tana. E sicuramente escono fuori. Tana libera tutti. Sì. Tra l'altro fa li avevano segnalati anche in Piazza Risorgimento, no? Quando c'era più il cantiere. Non hanno più paura di niente proprio. No, si avventurano in mezzo alla gente, perché qui c'è sempre gente giorno e notte, nonostante ciò escono. Ho visto anch'io le immagini, escono indisturbati. Quindi da dove vengono? Dalle fogne? Dalle fogne vengono sicuramente. Forse qui c'è la stazione, magari anche dalla stazione ci sono varie possibilità, mezza binari, ma chi lo sa? Vedo anche le fontane. Secondo te segno anche di poca. È segno di poca pulizia, che cosa c'è che trovano magari? Trovano da mangiare, quindi vengono in giro e escono fuori. Belle le fontane, sempre belle aperte, belle. Con quell'acqua poi che zampilla d'acqua. Sì, che è una meraviglia. Almeno i topi farebbero anche il bagno se ci fosse l'acqua, almeno beverebbero, a parte che l'acqua la trovano qui nelle fogne, non c'è problema. Comunque di tante cose no, ma dei topi si parla molto sul web. Non è bel vedere. No, per dire, no, succede tante cose, però. Sì, dico, però in città così. Però dei topi non si parla. No, che meglio poi di no. Erano, Erano tanti. Erano grossi, quindi fanno anche un po' schifo, Vabbè. Abbastanza. Anche perché è il classico turista, vengo ad Arezzo col treno, se lo riesce a prenderlo. Esco qui. Mi accolgono i topi. I topi. Forse più quelli. Comunque, c'è anche una certa sporcizia qui, quindi hanno trovato evidentemente. Eccolo. L'abbiamo visto sotto la cabina. Peccato che non l'abbiamo beccato. Sotto la cabina telefonica è entrato. Sì, è entrato là sotto, cioè ha attraversato la strada nonostante le transenne che le passano sotto. No, sicuramente era in mezzo con la siepe. Era in mezzo alla siepe? Sì, in mezzo alla siepe. Cioè, quindi è uscito dalla siepe. Abbiamo beccato. L'abbiamo visto. Ora c'è un topo. Dove? In che senso? Ora c'è lui! Ah, c'è lui! Lui, l'operatore che si è messo nei panni. Sotto la cabina telefonica. Un bel topino grigio. Sì. Che è riuscito a sfuggire. Di razza. Che è riuscito a sfuggire alle nostre telecamere. E evidentemente arrivava qui dalla siepe. Sì, sono dentro la siepe. Sì. Può darsi che ci abbiano una tana anche dentro, qui dentro la siepe. Sì. Ma non ho capito perché una società di deratizzazione non provvede a eliminarli. O forse l'hanno già fatto, ma ancora ci sono in giro. Non lo so. Comunque. Tu scruti per vedere se ti piace. Scruto, sì. Sai, dopo le siringhe mi sto appassionando ai topi. È una nuova corrente del nuovo anno. Tutti i gusti sono gusti. Vabbè, lasciamo stare. Allora, andiamo a vedere qui la siepe. Vediamo un attimo se troviamo qualcosa. Se ci scappa il topo. Niente. No, vedi, infatti, guarda sotto com'è pulito, com'è tutto. Si vede che ci sono degli animali qui.
sono degli animali? Sì, perché vedi, non c'è, cresce, non c'è filo d'erba, non c'è niente, sembra tutto razzolato. Quindi qui ci sono degli animali, dai, anche qua vedi, sì. Tutto razzolato. Sì, sì, qui ci sono gli animali. Qui dovrebbe intervenire, il comune dovrebbe far intervenire una società, di rattizzazione per eliminarli. Arezzo, come si dice, città non denuclearizzata ma derattizzata. Derattizzata, ecco. Va bene. Bene, ci salutiamo con, ciao, i topi che vi salutano e ci vediamo domani.